L'appellativo che Fausto Bertinotti preferisce venga usato quando si parli di lui è sindacalista. Quindi io sono andata a ricercarmi l'etimologia di sindacato e quindi questa parola che è insieme, sin, insieme, e dice, giustizia, e questo forse è il motivo per cui oggi ci siamo ancora più lieti di averla qui. Come l'avevo anticipato, noi abbiamo delle domande da farle. Come cattolica, credente, io l'ho già chiesto nella lettera di ieri, lei Dio l'ha incontrato? Seconda, come giurista, visto che lei ha pure scritto un bellissimo libro che spero di ospitare nel prossimo concorso letterario, Colpita al cuore, che è un libro dedicato alla nostra Costituzione, che parte dal tradimento di questo articolo 1. Chi ha ucciso la nostra Costituzione? Perché qua noi abbiamo ospitato un sacco di romanzi gialli, quindi alla fine l'avvocato Schipani ha detto: ma l'assassino c'è in questo libro? Ecco, chi ha ucciso la nostra Costituzione? Terza domanda, lei parla della possibilità che in questi contesti, dopo le debacle, dopo le sconfitte, forse abbiamo bisogno dei barbari, di chi sta fuori. I 5 Stelle costituiscono i barbari che forse ci possono restituire un'Italia che abbiamo dimenticato? Buonasera, grazie dell'invito e grazie a voi di essere qui, grazie moltissimo agli interventi che mi hanno preceduto, e soltanto con, diciamo così, veramente il dispiacere di non poter rispondere alle moltissime sollecitazioni che hanno portato. E davvero mi dispiace molto, perché senza avere la presunzione di rispondere alle questioni che sono state poste, alcune davvero di difficoltà quasi sovrumana, e tuttavia indicherebbe una pista di ricerca che a me sembra di grandissimo, non solo di grandissimo interesse, ma di grandissima vita. Essendo, come cercherò di dire in questi, ho 10 minuti. No, lei ha tutto il tempo che vuole, vero? Sta facendo una cosa demagogica. È vero che è un segno dei tempi, però insomma possiamo sottrarci. No, davvero così. E anche adesso le ultime domande che sono state poste, proverò a rispondere indirettamente come a quelle di coloro che mi hanno preceduto, tranne che una, perché diciamo è troppo diretta, quella sui 5 Stelle. No, non sono i barbari, ma come non è barbaro nessuno che costituisca una forza politica organizzata. I barbari sono quelli fuori dal recinto e senza potere. I barbari sono invisibili, non entrano sulla scena della politica. Quando entrassero sulla scena della politica smetterebbero di essere barbari. E come ci racconta Cafavis, può anche accadere che la notte è già arrivata e tu ti sei proposto per tutto il giorno di aspettarli e quelli ancora non sono arrivati, proprio perché sono invisibili, non è detto che arrivino, però ci sono, fa parte dell'imprevisto. Quando gli invisibili diventano visibili comincia a cambiare la storia, e perciò diciamo non sono coloro che appaiono sulla scena, siamo sicuri che non sono quelli che appaiono sulla scena. Quindi per chi è interessato può continuare ad aspettarmi. In questa attesa vorrei provare a dirvi alcune cose, appunto ringraziandovi moltissimo, alcune cose che sono assolutamente controverse e ancora di più controvertibili, ma che in qualche modo parlano di una condizione che è quella che vivo e che condivido con una parte con cui ho militato in questo lungo cammino. Adesso veniva ricordato il termine sindacalista, che è quello che è vero che preferisco, che è anche il mestiere che penso di avere fatto meglio nella mia vita, forse per questo lo preferisco, ma non è vero in realtà, perché poche altre esperienze politiche, anzi nessuna, ha dato a me il senso di comunità e di appartenenza che nella vicenda sindacale. Di appartenenza, proprio l'idea di avere in comune con un popolo
un comune destino, è una vera comunità di destino, che, se mi permette, in qualche modo giustifica il termine fraternità, perché anche senza poter individuare il padre comune, anche in questa carenza esiste la possibilità di configurare una fraternità in questa comunione di popolo, che naturalmente è una comunione in costruzione, non è un dato, non è un elemento in partenza. È come la coscienza, se posso permettermelo su un terreno insidioso. È come la coscienza, cioè è un processo di costruzione, non è una fotografia, non è una istantanea, non si dà né la comunità né la coscienza in istantanea, è un processo di costruzione in cui è compreso l'errore. Però la mia generazione, che è la generazione del Concilio Vaticano II, è stata molto incoraggiata dalla distinzione, scusate le mie erre, tra l'errante e l'errore, per cui diciamo questo processo di costruzione è quello su cui confidiamo. Allora, questo processo di costruzione perché sempre da capo? Sempre da capo qui, con una rozzezza che diciamo che è quasi manifesta, è meno sofisticata della sua produzione al filosofo e persino agli imperativi categorici, ed è la risposta a una sconfitta. Non è, diciamo, una cosa che ti riguarda solo personalmente, ma appunto, vedete che torna, riguarda te e la comunità in cui hai scritto la tua vita e la tua storia. Cominci da capo quando hai perso. Naturalmente, forse perché sono un esperto del ramo, io canto anche le lodi della sconfitta, intendiamoci, cioè non penso che la sconfitta sia un disvalore, penso che la sconfitta è un elemento che sta dentro una storia individuale comune. C'è un signore che si intendeva anche di vittorie, cioè, se si può citarlo, insomma, Mao Zedong, che diceva che si può imparare più da una sconfitta che da 10 vittorie. Non è detto, non è detto per... però ci si può provare. Allora io sto parlando con questo sempre da capo per me e per un mondo che, per usare il testo, diciamo il titolo di un bel libro di Nuto Revelli, Il mondo dei vinti. Per chi sono questi vinti e dove sono? Io vorrei parlare dell'Europa in particolare e dell'Italia ancora più in particolare. Io penso che l'esigenza di ricominciare da capo sia un'esigenza che nasce proprio quando una sconfitta si fa storica, non quando tu vieni sconfitto transitoriamente e riprendi il cammino e in qualche modo puoi dire eri dicebamus. Questo eri ti aiuta. No, quando la sconfitta è storica c'è una cesura, c'è un passaggio, c'è una rottura che non ti consente di attingere direttamente al passato che hai vissuto e frequentato. C'è il passato è sempre fondamentale, senza le radici non vai da nessuna parte, ma diverso è attingere al passato prossimo e altro e non potervi accingere dovendo tornare al passato remoto, se non appunto alla scaturigine dell'impresa medesima, come io penso sia questo momento. Quando è questo momento? Cioè quando è il momento del cominciare da capo e del riprendere il viaggio? Quando la sconfitta si è fatta storica. Io vorrei riassumere la sconfitta di cui parlo, che è una sconfitta appunto della politica, in queste tre cose. Vi chiedo davvero scusa per la sommarietà. La prima è quando la sconfitta tua in qualche misura
può configurarsi come una sconfitta dell'umano. Cioè quando tu pensi che sia possibile immaginare la catastrofe. Cioè quando, come fecero i grandi nichilisti, sei costretto ad affacciarti sull'abisso. Affacciarti sull'abisso non vuol dire disporti all'abisso né subirlo, vuol dire affacciarti e in qualche modo essere sconvolto da quello che vedi, dall'angoscia della perdita possibile e dall'esigenza di, per poter riprendere, farti anche le domande più impegnative e persino ultime, per poter riprendere. Faccio solo questa citazione, lei me la permette, del pontefice, no, perché io davvero anch'io condivido il fastidio dell'uso di una cattedra così importante ai fini, non dico neanche meschini, ma insomma di battaglia politica contingente, perché è una cosa che mi infastidisce, quindi proprio non lo farei mai. Ma qui invece, siccome la citazione mi aiuta perché mi mette sulle spalle di un gigante invece che dover, diciamo, provare con le sole mie gambe, e nella Laudato Si, una delle parti quasi conclusive, quando appunto, misurandosi col rischio della catastrofe, individua nel proprio la capacità di riscoprire il profondo dell'umano questa molla per andare avanti. E appunto non la continuità, ma quello che Walter Benjamin chiamava il balzo di tigre, cioè l'andare indietro per riprendere le energie per andare avanti. Questo già qui ci porta su un terreno impegnativo, lo so bene, impegnativo. Scusate, la dico proprio un po', proprio fulmineamente, per potervi fare ricorso, io che sono non credente, ricorro al termine fedi al plurale invece che al singolare. Questo movimento del balzo di tigre non si può fare senza una fede, non si può fare. La secolarizzazione è distruttiva di questa possibilità, se non è in qualche modo corretta da una fede. Cos'è, in questo senso che uso io, fede, e che riconosco, diciamo, in coloro che di qualsiasi religione hanno vissuto e vivono l'incontro con Dio, lo attribuisco, e me lo attribuisco per il non credente, con l'individuazione, la fiducia, la speranza in una meta. Spes contro spem. L'orizzonte che io non credente mi do insieme ad altri della stessa fede, perché altrimenti non vale niente, cioè vale pochissimo, è una testimonianza individuale. Perché diventi attiva, devi poterla condividere. Appunto, torna alla costruzione del popolo. Ma questa meta è un punto decisivo. Se uno mi chiedesse qual è la ragione per cui la politica è morta, la mia risposta è perché ha perso la fede. La mia. Cioè non. Essere risucchiato nella dimensione dell'istante, se vogliamo dirla così, del giorno, è la ragione principale della perdita di senso della politica, che si è ridotta ad amministrazione, è stata risucchiata nella dimensione quotidiana che è quella dell'amministrazione. Cioè, per usare termini che a voi sono, diciamo così, molto presenti, è passato dall'ambizione di essere signore alla condizione di servo. L'ambizione di essere signore, guardate, può anche essere stata smisurata nel Novecento, anzi lo è stata, la mia parte l'ha avuta smisurata l'ambizione, non solo quella di creare una società giusta, obiettivo secondo me senza il quale la grande politica non esiste, vogliamo chiamarla con un termine provocatorio, rivoluzione, cioè il cambiamento dell'ordine delle cose esistenti, ma l'ambizione smisurata non era questa, l'ambizione smisurata è stata quella di costruire l'uomo nuovo, questa è l'ambizione smisurata.
e secondo me è quello che ha perduto, che ha contribuito a far perdere la mia parte, cioè l'idea di andare oltre quel miracolo politico che è l'articolo 3 della Costituzione Repubblicana, che è effettivamente un punto strepitoso, perché la più alta delle ambizioni, compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto impediscono il pieno sviluppo del personale, quindi è il compito è rimuovere gli ostacoli, cioè l'eguaglianza, è l'idea che la democrazia e l'eguaglianza sono sinonimi per la nostra Costituzione, simul stabunt, simul cadent, quindi da un lato, e dall'altro la misura della rimozione degli ostacoli è il pieno sviluppo della persona, cioè è un metro che viene indicato, che rompe, diciamo, con la divisione delle grandi tradizioni e le porta a un punto di unità. Le grandi tradizioni, quella del movimento operaio, quella cristiana, cattolica e quella liberale, si incontrano su questo punto che costituisce, diciamo, veramente un elemento chiave di questa ambizione che è la più alta possibile della politica, ma la anche la più misurata sul cammino dell'uomo. Questa è la grande sconfitta. Noi ci affacciamo sull'abisso perché questa idea è stata sconfitta. L'abisso qual è? Adesso lo dico con grande rapidità e vi chiedo scusa. L'abisso è ciò che il capitalismo finanziario globale vincente, con una, lui sì, oggi, ambizione smisurata, che è un'ambizione antropologica. Questo capitalismo finanziario non vuole soltanto avere delle merci per competere, no, vuole mercificare tutte le relazioni umane, vuole cosificare l'uomo, ridurlo a una entità competitiva e concorrenziale dentro il predominio del mercato e di una tecnoscienza serva del mercato che tende ad assolutizzarsi contro qualsiasi etica. Ed è questo abisso che tendenzialmente divora la democrazia e la politica, perché esso stesso tende a proporsi come un assoluto. Se questo è l'abisso, appunto, gli sconfitti, chi sono gli sconfitti? I portatori della civiltà costituzionale. Adesso è certo che appaio, diciamo, come sono del resto, datato, però io continuo a pensare che la costruzione della Costituzione italiana e poi delle costituzioni democratiche che le sono coeve, che ha un punto appunto di innovazione radicale rispetto alle costituzioni liberali, radicale, che è l'idea dell'altro, e che naturalmente lo so anch'io, è il portato del trauma della guerra, di Auschwitz, della reazione, diciamo, con questo mai più, che viene alla luce con questa molla etico-morale e appunto di fede, un investimento di fede che ci mette dentro. Tuttavia, i protagonisti di questa storia, scusate qui ancora davvero la semplificazione estrema, sono le forze popolari fondamentali della vita italiana. Sono le forze del movimento operaio, comunisti e socialisti, e sono le forze del cattolicesimo in politica. Non sono le uniche, ma sono le levatrici di questo processo. Queste forze, per responsabilità grave, ma questo è secondario, sono secondo me le sconfitte del tempo. Le sconfitte del tempo sono coloro che hanno fatto la Costituzione che avrebbero dovuto tradurla in una Costituzione materiale, in grado di inverarla nel processo, cioè nella costruzione di un popolo. Lei mi permetterà di dire che tra i molti assassini c'è il potere. E da parte dei soggetti la mancanza sorveglianza nei confronti del potere e la progressiva identificazione con il medesimo,
badate, persino con il primato ossessivo della legge, persino, rispetto al lievito della politica, che invece sono le relazioni sociali e la vita nella società. Ed è un crimine che le nostre parti hanno consumato, malgrado l'esperienza dei padri, perché l'esperienza dei padri e delle madri doveva insegnare che senza l'organizzazione di relazioni nella società, lo Stato e la legge si trasfigurano in elementi divoratori della tua identità, per cui progressivamente tu diventi irriconoscibile, sei soltanto il potere. E allora poi può essere benissimo che nascono formazioni che muovono da uno scontro tra il basso e l'alto della società, identificano a quel punto te nelle élite, le élite nel potere, e il movimento politico si esaurisce in questo conflitto. Ma si esaurisce in questo conflitto perché tu ti sei dimesso. Tu, cioè tu, che avevi la meta da indicare, che dovevi considerare strumentale l'intervento legislativo, il governo, hai invece trasformato dei feticci il governo e la legge, li hai trasformati in dei totem, in dei feticci, e tu ti sei asservito a loro. E a quel punto è evidente che il potere ti ha corrotto, ma non è, no, badate, secondo me è persino secondario quanto ti ha corrotto materialmente, è che ti ha corrotto la testa, e peggio ancora, ti ha corrotto le emozioni, i sentimenti, cioè appunto ti ha trasformato in un elemento della macchina. Terzo, ma questa sconfitta e questa mutazione genetica della politica, al punto in cui siamo, diciamo, come può essere descritta? Qui c'è una domanda che fece Thomas Eliot tanti anni fa, che Don Giussani ha citato mille volte, per cui è tornata spesso, diciamo, negli interventi di Don Giussani, però è di Eliot. Eliot dice, pone una domanda che oggi, secondo me, è capitale ed è che porta questo sempre da capo, ed è: ma è la Chiesa che ha abbandonato il popolo o è il popolo che ha abbandonato la Chiesa? E dette fabula narratur, sta parlando di noi, di ogni fede, sta parlando di noi. In politica la mia risposta è che è la Chiesa che ha abbandonato il popolo, ma anche che il popolo, abbandonato dalla Chiesa, si è disintegrato. O almeno disgregato. Conclusione di questi tre anni sommari, bisogna ricominciare da capo. Perché? Ma perché? Ma perché altrimenti non esisti. Altrimenti semplicemente non esisti. Non è che semplicemente sono io che faccio, pesti l'acqua nel mortaio. No, è che tu sei semplicemente un granello di un ingranaggio che ti sovrasta e che ti nullifica. Così come le persone nella società tendono a essere nell'alienazione cosificate, così tu, politica, tendi a essere semplicemente cooptata in un sistema inintelligente che muove come fosse una macchina e che ti sussume a sé integralmente. Lo dico in termini ancora provocatori, sì, tu, siamo chiamati a votare. Votiamo per chi deve andare al governo, ma non per che cosa farà dopo il governo, perché quello è predeterminato nelle grandi scelte, non nelle piccole scelte, ma nelle grandi scelte è predeterminato. Quando si dice, ce la prendiamo con l'oligarchia europea, perché è lo spettro dentro cui si nasconde questo potere reale. Poi te la puoi prendere con questo invece con il tuo governo, ma è l'insieme di questa costruzione che è diventata sostanzialmente impersonale. Poi ormai galleggiano sopra gli elementi di carattere. È così vero che le grandi formazioni politiche sono uscite di scena e sono sostituite da formazioni personalizzate. Perché?
perché devono rispondere soltanto al sistema delle comunicazioni, non al fare e al saper fare, ma semplicemente al comunicare. Del resto, scusate, questa società ci chiede di abdicare alla ricerca della verità, lo dico con tutte le minuscole, intendiamoci, perché la politica sta sulle minuscole, non sulle maiuscole, le minuscole. Ma la ricerca della verità ci è non solo, diciamo, falsificata da un sistema che ormai è in grado di produrre fatti attraverso simulazioni e invenzioni, falso e vero si nascondono tra di loro, ma è così vero che è venuto in primo luogo un termine che tradisce l'intenzione, si chiama percezione. Cioè tu non ti chiedi più che cosa è vero, ma che cosa hai percepito. È come, diciamo, a misurare la temperatura, non è che fai i conti con un termometro, ma dici fa caldo, fa freddo, ognuno ha il suo. Questa individualizzazione è parte della macchina che ha preso il comando. Perciò, se vuoi restituire dignità e onore alla politica, devi ricominciare da capo. Devi ricominciare da capo, a partire dall'assunzione drammatica della sconfitta di civiltà, non di questo o di quella parte, ma di civiltà, e ricominciare a definire la meta. Qui ho finito. La meta. Vi dico ancora solo una cosa, se mi permettete, ho rubato troppo tempo. No, ho finito. Solo questo. Sì, possiamo vedere, volentieri. La meta. Ora, la meta è in tutte le grandi tradizioni, è vero? Tutte le grandi tradizioni di civiltà mi insegnano. Abramo è il viaggio. Ulisse è il viaggio, l'ebreo è il viaggio, e i viaggi naturalmente sono diversi, perché c'è chi la meta la conosce perché l'ha vista, Ulisse, c'è chi la meta non la conosce, Abramo, però si fida perché gli è stata indicata, e anche se non ce l'ha precisa sa che c'è. E c'è quella dell'ebreo, che sapete bene che si riassume in quel raccontino, come spesso accade nelle culture ebraiche, che io trovo straordinario, che dice presso poco così: quando un viandante si affaccia su un territorio che non conosce affatto, gli è totalmente sconosciuto, guarda con gli occhi cercando il sentiero, i battuti su cui incamminarsi. Se non ne vede alcuno proprio, se non c'è nessuno, quello è il momento di muoversi, che non è un muoverti a caso, è appunto quella ricerca di cui parlavamo prima sul rapporto tra coscienza, formazione di popolo, eccetera. Allora, se grandi tradizioni hanno questo tema della meta, la politica non può rinunciarvi se non suicidandosi. La mia meta del mio popolo, si è chiamato socialismo, comunismo, come volete voi. Quella meta nel Novecento è fallita a est e sta sconfitta ad ovest. Non so come si possa chiamare la nuova meta, ma senza una nuova meta che reinterprete il tema dell'eguaglianza, io non capisco cosa possa essere la politica. Io non, davvero non capisco. Ultimissimo, davvero, c'è una citazione dei miei questa volta, Gramsci, c'è una pagina sua bellissima, sapete, uno è stato un uomo molto sofferente, molto drammaticamente tormentato. Scrive una lettera al fratello dopo un anno orribile, proprio non riuscivo a uscire di casa, la povertà, la malattia. E quindi racconta al fratello questo anno così terribile, non aveva potuto neanche andare all'università perché appunto si vergognava dello stato del suo aspetto fisico, dei suoi vestiti, quindi stava rinchiuso in casa a studiare. E racconta questa cosa:
E poi però è come se verso la fine si rendesse conto che stava facendo una violenza al fratello, mettendo in luce soltanto questo disagio, sofferenza, malessere. E allora si ferma e si corregge, gli dice: però vorrei che tu fossi rassicurato, perché per me non devi temere, perché per me quando tutto è perduto, o anche soltanto tutto sembra perduto, quello è il momento di ricominciare da capo. Adesso ho finito davvero, grazie.